andiamo con le diapositive di Maciocco. Possiamo proiettare la prima diapositiva di Maciocco, visto che era già pronta. Chiedo se... ecco, perfetto. Questa è la spesa sanitaria pro capite, avevamo già avuto modo di vederla, la freccia rossa è l'Italia. Proseguiamo con quella dopo. Vediamo perché non prosegue. Dove devo indirizzare? Ecco, questo è l'andamento della spesa sanitaria pubblica pro capite. E è interessante questa diapositiva perché è il confronto tra Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna. E gli anni che sono presi in considerazione sono dal 2010 al 2016, quindi stiamo parlando degli anni nei quali siamo già collocati dentro la crisi, e però voi potete vedere che nonostante la crisi ci sono alcune nazioni che, dove la spesa pro capite aumenta e altre dove diminuisce. Attenzione all'interpretazione di questa diapositiva, perché questa parla della spesa pro capite pubblica, ok? Quindi non un dato complessivo. Ecco. Questa è la spesa sanitaria pubblica in relazione al PIL. L'Inghilterra, come vedete, ha due indicatori. Voi sapete che hanno fatto una riforma sanitaria, diciamo, quella da cui ha preso spunto la regione Lombardia per proporre la famosa delibera sui malati cronici e il ruolo del gestore. Hanno preso come esempio quello che è avuto in Inghilterra. In Inghilterra è stato praticamente distrutto il servizio sanitario nazionale, sono sulla scena delle istituzioni che assomigliano molto ai gestori, che si contendono i pazienti, e il taglio della spesa pubblica potete vedere è programmato anche per il futuro, quindi l'Inghilterra scende da 7 a 6,6. E l'Italia, sappiamo, abbiamo detto che i dati di previsione forniti dal governo portano il 2020 al 6,3% del PIL. Sì. Ecco, 2020, questa è la proiezione dell'Italia, no? 6,3%, 6,32%. E questo riprende esattamente il tema che Franco Cavalli ha illustrato prima, cioè i farmaci sul cancro e quanto incidono in termini di sopravvivenza, di vita, perché questo è un tema che è già stato trattato, quindi possiamo andare oltre. E appunto sono esattamente le pubblicazioni e i contenuti a cui faceva riferimento prima Franco. E qui Gavino ci proponeva un ragionamento sull'epatite C, anche perché Gavino ha lanciato un appello proprio perché il governo modificasse le regole di accesso all'epatite C, e ha lanciato un appello che poi è stato firmato da tantissimi tra noi di medici, affinché il governo italiano prendesse in considerazione la possibilità di applicare quei commi previsti nell'articolo TRIPS, per cui il governo poteva dare il via alla produzione del farmaco soltanto alle multinazionali se queste non abbassavano il prezzo. Meccanismo molto complesso, come è stato spiegato nelle relazioni precedenti, ma per attivare il quale è comunque necessaria una volontà politica. A questo appello è seguita una dichiarazione del Presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che ha detto, rivolto pubblicamente, però l'ho detto solo ai giornali, all'azienda: se sono abbassati i prezzi noi possiamo ricorrere a quel meccanismo. Poi ovviamente non se ne è fatto assolutamente nulla. Qua vediamo la cifra: 130-150 milioni di persone affette da infezione cronica delle epatite C nel mondo. Le stime sull'Italia sono diverse, parliamo comunque di diverse centinaia di milioni
migliaia di persone affette dall'epatite C. Questo è tutto il dibattito che si è sviluppato sempre attorno all'epatite C e quello che è avvenuto poi in Inghilterra e le pubblicazioni sui giornali che mettevano sulle riviste specialistiche che ecco, poi c'era vediamo se riusciamo, allora torniamo, vediamo se riesco, ok. Ecco, 160.000 persone in Inghilterra hanno l'epatite C cronica, ma il sistema sanitario inglese tratta solo 10.000 persone su 160.000. Abbiamo già accennato a quello che sta avvenendo al servizio sanitario inglese. Tenete conto che noi abbiamo una presenza dell'epatite C molto maggiore di tutti gli altri paesi europei. Per questo la vicenda dell'accesso al farmaco sofosbuvir è diventata drammatica soprattutto in Italia. E questo riprende proprio quanto detto nelle relazioni precedenti. I trionfi delle innovazioni farmaceutiche sono vittorie vuote se azzoppano i sistemi sanitari e generano enormi iniquità. Tutta la vicenda delle epatite C, questi sono i guadagni della Gilead suddivisi per anno e che dimostrano come non c'era nulla di scandaloso e non mettevamo in crisi nessuna azienda andando a chiedere dei prezzi molto più bassi. E questo è l'appello che i medici hanno rivolto allo Stato dicendo di produrre il farmaco salvavita contro l'epatite C direttamente. C'è da dire che su questo argomento, cosa che non avviene normalmente, si è schierato anche l'Ordine dei Medici Nazionali, non avviene sempre, diciamo così, ecco, si è schierato l'Ordine dei Medici Nazionali chiedendo appunto che che lo Stato potesse garantire a tutti l'epatite C. Che cosa è accaduto attorno alla vicenda dell'epatite C? È accaduta una cosa molto semplice, che prima hanno stabilito un numero chiuso affermando che coloro che potevano accedere al farmaco erano solo quelli che stavano nelle classi di malattia molto avanzate. Questo è stato un messaggio devastante, perché era come dire dovete aspettare che l'evoluzione della patologia prosegua e poi potrete accedere alle cure. Ci sono state proteste, appelli, qualche trasmissione televisiva ha avuto il coraggio di riprendere questo argomento e di criticare. A quel punto cosa hanno fatto? Hanno modificato l'accesso e hanno aperto l'accesso a quasi tutte le classi cliniche in cui sono inserite le persone con epatite C. Qual è il problema? Però che la quantità di farmaco messa a disposizione è comunque limitata. Avevano detto prima 80.000, con questo meccanismo dell'allargamento, guardavo i dati proprio ieri, siamo arrivati a circa 100.000 persone in terapia con questi nuovi farmaci. Ne avrebbero necessità immediata molto di più, comunque almeno circa altre 200.000 persone. E da qui la questione anche dei viaggi in India. Cioè, i viaggi in India sono fatti da persone che necessitano questo farmaco, che non vogliono aspettare l'evoluzione della patologia per arrivare all'interno delle classi che hanno la precedenza, e quindi sono andate a fare il viaggio in India. C'è un'agenzia che organizza questi viaggi, il viaggio costa attorno ai 2.500 euro e tornano con il farmaco, c'è una prescrizione che fa il medico in Italia, manda la cartella clinica in India i medici e un ospedale analizzano la cartella clinica, controllano, la persona va giù, fa degli esami di controllo, poi il medico gli prescrive il farmaco, ci sono delle farmacie internazionali che vendono quel farmaco circa 800 euro, con 2.500 euro l'agenzia fornisce il viaggio, l'hotel, l'accompagnamento, eccetera. È ovvio che questo lo possono fare alcune persone, non lo possono fare tante altre, comunque non è pensabile decine di migliaia di persone che si rivolgono all'India. Ecco il motivo per cui noi siamo molto soddisfatti e contenti di poter avere una relazione che arriva direttamente dall'India e che arriva da una persona che è
in, diciamo, in prima fila nella lotta per ottenere questa disponibilità. Adesso vi chiedo solo di avere qualche istante di pazienza perché proviamo a vedere se riusciamo a fare questo collegamento.